Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale. Finalmente oggi un nuovo tutorial, un makeup tutorial. Era un bel po' che non ne facevamo uno insieme. In realtà mi ero truccata per fare una foto su Instagram, questa qui, e in moltissimi mi avete chiesto appunto di farvi il tutorial. Io in realtà non lo avevo registrato perché era uno scatto che dovevo realizzare per l'azienda, però una volta insomma che mi avete richiesto così in tanti questo make-up, questo trucco, ho deciso appunto di farlo e con l'occasione vi mostrerò in azione anche il make-up, insomma la linea make-up di KVD al secolo Kat Von D, un'azienda che io rappresento perché sono una loro make-up artist, quindi ho a disposizione parecchi prodotti da mostrarvi. Premetto che è un brand che mi piace tanto, mi piace molto l'immaginario così un po' gothic, un po' oscuro. E i prodotti sono davvero validi, sono veramente pochissime le cose che preferisco di meno e quindi mi fa piacere mostrarvelo. E naturalmente non è un video sponsorizzato, lo faccio perché il brand mi piace. Però se in qualche modo il fatto che io vi mostri dei prodotti, dei brand per i quali lavoro vi urta, potete semplicemente skippare il video e vedere i moltissimi altri video che realizzo anche con brand che non rappresento. La mia azienda mi dà la possibilità di essere libera in questo, quindi insomma le mie opinioni sono comunque assolutamente disinteressate. E io quindi comincio subito. È un look piuttosto autunnale che ruota tutto attorno ai nuovi rossetti, specificatamente alla shade Queen of Poisons, che è il rifacimento del loro famosissimo rossetto liquido Lolita. Per chi non lo sapesse, appunto KVD è famosissima per le cosiddette tinte labbra, è stato uno dei primi brand a proporle sul mercato e quindi in onore di questo lancio ho realizzato questo scatto fotografico con gli ombretti tutti abbinati al rossetto. Allora, come potete vedere sono struccata, ho fatto semplicemente le sopracciglia off camera per velocizzare il lavoro, adesso sembrano un po' forti, però siccome il look è abbastanza drammatico, poi alla fine si armonizzerà tutto. Procedo prima con gli occhi, perché appunto essendo un look abbastanza sbrilluccicoso e abbastanza carico, non vorrei poi rovinare la base, e poi facciamo veramente in velocità la base in un secondo momento. Ok, ho zoomato un po' di più per farvi vedere meglio, dato che me lo chiedete spesso. Sugli occhi ho utilizzato alcuni ombretti della Planet Fanatic, che è una palette appunto di KVD uscita qualche anno fa, un po' misconosciuta a mio avviso, e forse non lo so, risulta meno attraente per via di questo packaging abbastanza minimal, ma la qualità degli ombretti è veramente altissima. Eccola qui, ripeto, è molto minimal, ma è fatto apposta perché è una palette completamente riciclabile, non ha parti metalliche, non ha neanche i portacialde, diciamo, in alluminio e non ha specchio, non ha calamita né niente perché si promette di essere una palette completamente riciclabile. È vegan e cruelty free e gli ombretti sono estremamente pigmentati e burrosi. Ne prendo uno a caso. Sono molto molto appunto scriventi, idratanti. Sentite proprio un feeling scorrevole. E secondo me sono perfetti anche per una palpebra molto secca o matura, appunto per queste caratteristiche. Anche i matte sono molto belli. Sono anche piuttosto tenaci, come potete vedere, non vanno via facilmente. Si chiama Planet Fanatic perché le cialde hanno dei nomi ispirati appunto ai vari paesaggi della Terra. Quindi abbiamo Tectonic, Solar Wind, Strata, Crater, Organism, Permafrost, insomma tutti i nomi un po' ispirati alla Terra.
e sono degli ombretti che si possono utilizzare sia in maniera asciutta che bagnata, quindi wet and dry. Allora parto con un ombretto rosato, comunque color carne, nello specifico Strata, che è questo rosino, a diciamo fissare la parte alta dell'occhio. E creare quindi la nostra transizione. Con un pennello più piccolino, questa piccola lingua di gatto, vado con il colore questo qui intermedio, il violaceo, che si chiama Crater, a iniziare a scolpire, diciamo, la nostra palpebra. Quindi faccio una V esterna. Poi adesso non starò particolarmente attenta perché tanto dopo possiamo andare ad aggiustare un po' la forma nel piano di sotto, quindi non è un problema se sotto non sarò particolarmente precisa. E piano piano, alternando il pennellino piccolino, un po' più piatto, alla lingua di gatto, vado a scolpire la mia palpebra e alterno il tutto al pennellone per sfumare un po' la parte alta. Con un pennellino da sfumatura però più appuntito, prendo sempre il colore più scuro e vado proprio nella piega, soprattutto in quest'occhio che è più incappucciato dell'altro, per renderlo più aperto e definito. Ok, allora piano piano stratificando ho ottenuto questa intensità qui. Adesso andremo a fare il focus del look utilizzando gli shimmer, che saranno questo qui, che si chiama Biomass, e questo illuminante bellissimo che si chiama Permafrost. Li useremo bagnati, quindi prelevo con un pennello piatto il viola, che è molto pigmentato già di suo, e lo spruzzo con uno spray fissante, un'acqua termale. Idem con l'altro colore, che è una sorta di illuminante con riflessi blu oro, ha una perla talmente sottile che si può usare anche sul viso. Poi, per dare quel non so che un po' di magic, rispolveriamo i Dazzle Stick, che stanno piano piano tornando perché sono stati fuori produzione per un po', ma noi tutti li aspettiamo con tanto ardore, e sono degli stick super 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 glitterati, meravigliosi, che impreziosiscono qualunque look. Eppure, essendo un prodotto in crema, se applicato così con le dita anche sul look finito, danno un bel tocco in più. Questo è Flash Storm, che è un colore freddissimo, un grigio con dei riflessi lavanda. E lo tampono sopra a tutto per dare questo effetto un po' particolare, un po' glitterato, laminato. Voi ovviamente potete anche lasciarlo così com'è, però per riprodurre fedelmente il look io ce l'ho messo nella foto. Vedete, ha un che di siderale, di magico. Adesso finisco brevemente riprendendo tutto quello che abbiamo fatto sopra anche nella parte inferiore. Quindi vado con il matte qui,
e tutti gli shimmer appresso. Bon, adesso passiamo a definire la situa con matita e eyeliner. KVD fa delle matite molto belle, ispirate al celebre Tattoo Liner, si chiamano appunto Tattoo Pencil Liner, sono delle matite in gel che si possono usare interno occhio come proprio eyeliner, si lasciano sfumare un po', dopodiché quando si asciugano non si muovono più. E sono retrattili e mi piace molto questa Pyrolusite Brown, che è un marrone molto scuro, un marrone caffè, che sostituisce molto bene il nero, il look dove magari appunto non vogliamo caricare troppo oppure vogliamo un effetto un pochino più sfumato, diciamo. E in questo caso io voglio fare sì un eyeliner, però non voglio che sovrasti troppo il look, quindi scelgo questo in sostituzione del nero. Vedete? Comunque delinea ma rimane soft. Queste matite hanno una consistenza molto morbida, quindi anche su palpebra secca o age vanno bene. L'unico accorgimento è che le dovete sfumare in fretta, perché poi appunto quando si asciugano non si muovono più. Comunque poi a piacimento possiamo comunque andare con l'eyeliner a scurire un pochettino le ciglia. Questo è il Tattoo Liner celeberrimo, è un eyeliner in penna con setole, famosissimo, e io lo uso in questo caso giusto per andare un po' a delineare la rima. Quindi il risultato nella mia idea originaria era quella di avere questa forma allungata, sfumata con le polveri, che desse l'idea di eyeliner senza che però ci fosse un eyeliner troppo netto. Chiaramente voi potete adattarla al vostro occhio, la potete fare più chiara, più scura, più sottile, più grafica. Il tutto perché dopo andrò a mettere le ciglia finte che andranno a completare questa forma. Quindi è anche una sorta di, come se fosse un'ombra data poi dalle ciglia che metterò. Quindi adesso faccio anche l'altro passaggio sull'altro occhio e poi metterò le ciglia finte. Sfumo quindi con un pennello da eyeliner. E poi riempio un pochino questo gap con un po' di grigio scuro, di mix dei matte di prima. Poi passiamo al goccino di Tattoo Liner. Mettiamo la matita anche sotto. Come preparazione per le ciglia finte, invece di mettere il mascara che me le secca, uso l'Epic Curl, che è una base per il mascara di KVD, di cui vi ho parlato tante volte perché mi piace molto, infatti lo uso tantissimo, che è appunto un prodotto che serve per incurvare e per preparare le ciglia al mascara, ma anche come preparatore di ciglia finte senza mascara sopra è ottimo, perché comunque le scurisce, le piega e fa aderire meglio la ciglia finta. E poi anche quando vi andate a struccare fate prima, perché non avete tutto il mappazzone di mascara. Le ciglia finte le metto off camera perché ci metto 2 ore, comunque metterò le wispies di Ardell, che sono ovviamente più lunghe sulla coda finale ma abbastanza naturali, sono sottili, quindi le applico e torno subito. Ecco qui, ciglia finte messe, come vedete si vanno proprio a mixare perfettamente con quest'ombra che abbiamo creato con l'ombretto, e direi che è ora di passare alla base. Utilizzerò il Good Apple Foundation
Eccolo qui. Ho dedicato dei reel, dei video in cui ne parlo, quindi nel caso ve li linko, e lo applicherò con il pennello numero 10. Il Good Apple è un fondotinta in balsamo, dalla texture molto particolare, molto coprente, ma allo stesso tempo molto levigante e sottile. L'unica accortezza è che bisogna metterne poco, perché appunto è molto pigmentato e se se ne mette troppo si rischia di, insomma, di fare un pastone. Vedete? Poi con questo pennello è la morte sua. È sicuramente un fondo, secondo me, più adatto per le occasioni speciali. È molto bello in foto perché è molto levigante e estremamente perfezionante. È anche ottimo per chi cerca magari invece un prodotto da usare a spot per correggere eventualmente tatuaggi, melasmi, macchie, cicatrici e qualsivoglia. Copro con il mio amatissimo Good Apple Concealer un'ombretta di occhiaia, anche se vi dirò che questo fondo è talmente coprente che quasi non c'è bisogno di correttore. Fissare e fare contouring utilizzo ovviamente la Shade & Light, che è questa palette storica ormai di Chaldea, appunto per andare ad illuminare, fissare il contorno occhi e i punti alti del viso e per fare sculpting e bronzing. Si trova anche in confezioni piccole, quindi o così o così o così, quindi potete trovare i duo divisi per altezza di tono e sono molto comodi perché potete evitare di comprare tutta la palettona se magari non vi serve. Fisso il contorno occhi con la cialdina gialla che si chiama Lyric. Faccio poi contouring con la cialda centrale che si chiama Shadow Play. Sulle pomette ancora umidicce vado con Glow Lita, che è questo blush in gel bellissimo. È un blush in gel leggerissimo, trasparente, che dà questo effetto super super juicy ed è stupendo, soprattutto secondo me su pelli secche. E come illuminante riprendiamo la nostra palette e ci spariamo Permafrost, che è la nostra cialdina iridescente. Ed eccoci arrivati al cuore del look, ovvero al rossetto. E ve ne ho parlato in un recente video degli Everlasting, rossetti mitici che sono stati però riformulati per renderli più confortevoli con una leggera rivisitazione dei colori. Questo qui è Queen of Poisons, che appunto mi ha ispirato il look occhi, che si rifà al celebre Lolita. È una puntina più scuretto, una puntina più freddino rispetto all'originale, ma è molto simile. Anzi, secondo me questa colorazione è anche più portabile, perché quella di prima era un po' troppo slavata, per esempio per incarnati profondi come il mio, quindi io ho apprezzato la riformulazione. È
Eccoci qua ragazzi e ragazze, il look è terminato e io spero che abbiate apprezzato la realizzazione di questo tutorial che appunto mi avete richiesto su Instagram. E fatemi sapere che cosa ne pensate, sia del look che dei prodotti, se li avete provati, se avete qualche domanda da farmi proprio sulle colorazioni, su come usare i prodotti, fatemele pure, vi aspetto qui giù nel box dei commenti. Lasciatemi anche un bel pollice in su se il video vi è piaciuto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione e vi aspetto la prossima volta. Ciao!